Amici di Real Rieti Channel, buonasera, ben ritrovati con Pianeta Futsal, l'approfondimento settimanale che parla di tutto ciò che accade nel mondo del calcio a 5 di casa nostra e non solo. Torna al campionato ovviamente dopo la sosta per le Final Eight, sappiamo tutti, le ha vinte Asti. Prima di addentrarci nella puntata, nei tanti argomenti che andremo a snocciolare, io mi preme presentare gli ospiti di questa sera. Sono due vostre conoscenze, è la prima volta che le ho a mio fianco. Allora, alla mia sinistra, uno degli ultimi arrivati in casa Real, ovvero Ale Mao. Buonasera, Ale Mao. Buonasera, buonasera a tutti. E alla mia destra, invece, una vecchia vostra conoscenza, è già qui da due anni, il portiere del Real Rieti, Carlos Dalcini. Buonasera, Carlos. Buonasera, buonasera a tutti del Real Rieti. E allora, dopo le presentazioni di rito, entriamo nel dettaglio di questa trasmissione, di questo approfondimento. Andiamo a vedere allora quelli che sono stati i risultati della 18ª giornata. Non sono mancate le sorprese, ormai questa è diventata un'abitudine, ogni giornata c'è qualcosa che sfugge ai pronostici della vigilia. Allora, con l'aiuto della grafica, andiamo a vedere subito il quadro completo dei risultati della 18ª giornata. Rapido Latina, Fabrizio Corigliano, che ha aperto la giornata venerdì sera, 4-1. Acqua e Sapone Napoli 5-4. Asti Caos Futsal 1-3. Città di Sestu Pescara 2-3. Lazio Real Rieti 4-4. Riposava la Luparense e quindi in classifica Luparense e Asti restano a quota 29 punti. Sale di un punto la Lazio, che arriva a 27, Real Rieti 26, Pescara 25 e si fa minaccioso dalle parti alte della graduatoria. Caos Futsal e Acqua e Sapone 24 punti. Fabrizio Corigliano 18, Rapido Latina 16, Città di Sestu 14, Napoli 10. Ricordiamo che Lazio e Pescara hanno una classifica sub giudice, perché c'è ancora da capire cosa decideranno in federazione i giudici sportivi per quel che concerne gli episodi e gli incidenti di Pescara, quando la gara è stata interrotta sul 2-1 per Pescara, perché la Lazio è rientrata negli spogliatoi. Bene, allora, detto questo, vista la classifica, abbiamo visto ci sono praticamente 6 squadre racchiuse nel giro di appena 5 punti. Noi, prima di andare a chiedere ai nostri ospiti cosa ne pensano e come hanno vissuto la gara di domenica, andiamoci a vedere gli highlights di Lazio Real Rieti direttamente dal Pala Gems. Attendiamo il fischio d'inizio dentro un Pala Gems davvero molto molto gremito questa sera. È buona l'affluenza anche del pubblico di Rieti, mentre è partita in questo momento la gara. Il primo possesso della Lazio, Corsini, e Crema in anticipo su Marchigno, spinge il 3 contro 2, 3 contro 3 in questo momento. Crema la puntata, è 0-0 il parziale. Davi mette dentro per Alemao, che arriva di testa. 14-57, Davi scodella per la conclusione al volo di Caio, chiudere il passaggio. Intanto qui sul secondo palo Manfroi, la rincorsa di Zanchetta, il tiro di Zanchetta, la parata di Molitierno, prende la corsia centrale, scarica su Escostegui, cerca l'imbucata, Crema recupera il pallone, prova anche la conclusione, respinta da Molitierno, pallone imbucato centralmente su Crema, che lo difende, lo scarica su Zanchetta, tiro debole centrale di Zanchetta, mette dentro il pallone Zanchetta. Ci è arrivato Alemao sul secondo palo. Attenzione a Corsini, il contropiede dentro la chiusura provvidenziale di Davi. Arriva Schinina, il tiro! Pallone che passa sotto le gambe di Micoli e passa in avvantaggio la Lazio con il gol di Angelo Schinina. Peric, pallone dentro per Lemine, che controlla, prova a battere Molitierno. Pallone per Peric, anticipato secco però da Corsini. Manfroi qui prova a girarsi, attenzione perché viene assegnato il calcio di rigore alla Lazio. Intanto cambio tra i pali del Real Rieti, dentro Dalcin, fuori Micoli, calcio di rigore in favore della Lazio. Parte il fischio e la rincorsa di Paulinho, raddoppia la Lazio,
con il gol su calcio di rigore di Paulinho. 2 tiri in porta, 2 gol della Lazio. Possesso Reale Rieti, Davi si allunga la sfera, lotta sul contrasto, attenzione a Saul. Saul colpisce il palo, Manfroi, il tiro, la gran parata di Dalcin in calcio d'angolo. Il pallone lungo per Lemine che lo controlla, Lemine! Pallone sotto le gambe di Molitierno, Crema. Su di lui c'è Saul, il tiro di Crema, la risposta di Molitierno in calcio d'angolo. Lemine prova a ricevere, a piazzare! Alejandro Lemine! Il gol del 2-1, accorcia direi in maniera meritatissima le distanze il Reale Rieti, che all'ennesima occasione da gol avuta nel primo tempo riesce con Lemine ad accorciare le distanze. 3:50 da giocare nel primo tempo, Lazio 2, Reale Rieti 1. Saul offre il pallone a Corsini sul secondo palo. Corsini che deve tornare da Molitierno, non c'era però il passaggio di Corsini a Molitierno. Zanchetta tocca per Davi, dentro per Crema, pallone che resta lì, calcio d'angolo. Perisic dentro per Crema, il riflesso di Molitierno, poi Zanchetta. E allora adesso si può tornare a giocare, Davi per Crema, Molitierno sul suo palo. Paulinho scarica il pallone all'indirizzo di Saul, arriva in questo momento la sirena che sancisce la fine della prima frazione di gioco. Primo tempo che si conclude con la Lazio avanti 2-1 sulle Reale Rieti. Noi ci sentiamo tra poco per la cronaca della ripresa. Parte con la ripresa Lazio e Reale Rieti. Il primo possesso della seconda frazione di gioco è per la squadra di Mario Patriarca. Il movimento alle spalle di Zanchetta, Paulinho prova la conclusione, rimpallata da Davi, Skinina sul secondo palo, errore della Reale Rieti, subito punito dalla Lazio che trova il gol del 3-1 dopo 20 secondi. Imbucata centrale su Paulinho che prova a far correre Manfroi che spedisce il pallone sull'esterno della rete. Attenzione a Manfroi che sfida Zanchetta, ancora Manfroi. Dalcin il rilancio lungo con le mani, prova ad arrivarci Alemão. La conclusione di Manfroi improvvisa con il destro. Peric batte il calcio di punizione, serve Zanchetta, il corpo di Escosteguì, poi Peric, anche sfortunato il Reale Rieti. Zanchetta, il tiro, ci mette la testa Trindade Davi che accorcia le distanze e fa 3-2. Chiedevano forse il tocco di mano i giocatori della Lazio. Davi se ne va, Trindade Davi prova a mettere dentro per Crema, Crema controlla, raddoppiato, attenzione all'intervento in area di rigore di Corsini, poi Skinina non riesce ad agguantare il pallone, rimessa laterale in favore del Reale Rieti, Peric, pallone Zanchetta, torna da Lemine, Crema dentro per Lemine, di ritorno per Crema, se ne va Crema! Crema! È il gol del 3-3 realizzato da Manuel Crema, lo scambio con Lemine trova il gol del pareggio, il Reale Rieti, 20° sigillo stagionale per Manuel Crema. Si fa vedere profondo Paulinho che riceve, prova a girarsi su Davi, la risposta di Dalcin in calcio d'angolo. Cerca l'uno contro uno su Zanchetta, poi offre il pallone a Corsini, il tiro di Corsini. Calcio d'angolo in favore del Reale Rieti. Dentro il pallone, Molitierno qui in qualche modo, Marchigno
Manfroi dentro ancora per Marchigno, la risposta di Dalcin, riparte la Lazio, Skinina, controllo sul secondo palo per Manfroi che a tutta velocità è andato a schiantarsi sul palo, non è mai riuscito a saltarlo Manfroi, qui Crema prova ad andarsene, si allunga Molitierno in calcio d'angolo, a passi corti Peric si appoggia su Zanchetta, il tiro di Ciuscia Zanchetta, il gol del 4-3 di Ciuscia Zanchetta, passa in vantaggio il Real Rieti al Palagepsa di Roma, Ciuscia Zanchetta, Corsini è andato ad ostacolare la visuale di Molitierno, Real Rieti 4 Lazio 3, la rimonta si completa per il Real Rieti. 30 secondi da giocare, Real Rieti 4, Lazio 3. Skinina controlla, mette il pallone dentro, Davi prova a calciare, respinge la Lazio. 15 secondi da giocare, Marchigno dentro, Paulinho sul secondo palo per Corsini. Trova il gol del 4-4 la Lazio, con 12 secondi da giocare. Dentro per Crema, prova ad andarsene, prova il tiro, bloccato da Molitierno che va anche al rilancio lungo. Dalcine va al rilancio lungo, Alemão prova di testa, pallone che finisce alto, un secondo. Molitierno in avanti, arriva la chiusura di Alemão, arriva anche la sirena conclusiva, un punto a testa per Lazio e Real Rieti. Il Real aveva rimontato dalla 3-1 salendo fino al 4-3. Poi a 12 secondi dalla fine è arrivato il gol di Corsini, poteva essere un successo fondamentale per il Real Rieti che però guadagna un punticino e l'undicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Allora, abbiamo visto emozioni nel finale, una vittoria che per il Real Rieti sfuma praticamente a fil di sirena, ma ormai sta diventando quasi un caso da, diciamo così, da studiare nel dettaglio. Allora, entriamo nel discorso, Alemão, una vittoria sfumata sul più bello, nonostante una rimonta, nonostante le assenze pesanti, quelle del capitano Luis Jeff e quella di Lolo Suazo, ma nonostante tutto chi è sceso in campo ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e probabilmente alla fine meritava anche di vincere. Guarda, dopo il fischio finale c'è stata un po' di delusione, no? Perché poi aver rimontato contro una bella Lazio a casa loro e sfuggire, diciamo, la vittoria a pochi secondi dalla fine fa male, però sai, tutto sommato il risultato è giusto, perché è stata una bella partita, una partita molto combattuta, molto vivace, leale, quindi secondo me il pareggio ci sta. Poi sicuramente avendo preso il gol a 23 secondi dalla fine un po' di delusione c'è, però è un punto importante, ci teniamo questo quarto posto, stare tra i primi quattro e speriamo di arrivarci fino alla fine tra i primi quattro. Diciamo che l'inizio e la fine del secondo tempo è sembrato un po' essere quasi la fotocopia di quello che era accaduto in Final 8, un gol dopo un minuto, un gol proprio prima del suono della sirena e quindi due situazioni che vi avevano un po' destabilizzato, però facendo proprio il parallelo tra le due partite ci si aspettava una reazione, una prova di carattere da parte del Real Rieti dopo l'imbarcata del Pala Giovanni Paolo II e ovviamente conti alla mano e diciamo così immagini alla mano, possiamo dire che il Real è vivo, il Real è ancora lì, mantiene l'imbattibilità, diciamo oggi sono 121 giorni che Real Rieti non perde in campionato, qualcosa forse significherà pure. Noi abbiamo una caratteristica molto importante, secondo me questo ci può portare lontanissimo, che è quella di non mollare mai, è questa voglia di vincere tutte le partite, anche quando siamo di sotto di 2-3 gol, sai, è questa voglia potrà farci arrivare lontano, però dobbiamo correggere qualche calo di attenzione che abbiamo durante le partite e questo dobbiamo lavorarci, c'è da lavorare tanto, c'è da migliorare e noi però credo che siamo sulla strada giusta.
sai, ci sono tanti dettagli ancora da migliorare. E avremo questo tempo prima dei playoff, perché ai playoff dobbiamo arrivare al top della forma fisica, mentale, e lì inizia il vero campionato. Bene, allora Carlos, intanto ieri, diciamo così, dopo la prima giornata, un nuovo esordio, no? Nell'anno solare 2015 è stata la prima partita, sei entrato praticamente nella fase più delicata, calcio di rigore, c'è stato questo cambio perché, come dicevamo a microfoni spenti, durante la settimana ti allini molto, no? Su questo tipo di situazioni, un calcio di rigore che, avendo rivisto le immagini, ti è passato davvero ad un niente dalla spalla sinistra. Cosa si prova in quei momenti, soprattutto entrare a freddo su una situazione decisiva? Sicuramente è stato come un nuovo esordio, come hai detto, però dobbiamo essere pronti, perché se siamo dentro i 12 che sono lì, devono essere sempre pronti. Allora, quando il mister mi ha chiamato in causa, sono entrato. Peccato che ho sfiorato il pallone, ma non sono riuscito a prendere, però va bene. È sempre difficile essere in una situazione del genere, ma dobbiamo essere pronti. Dove riesce a trovare, diciamo, queste sinergie in più una squadra che, se andiamo a snocciolare un po' il cammino, spesso si è ritrovato sotto di 2-3 gol anche in piazze importanti come Asti, come Pescara, insomma tante situazioni del genere, eppure nonostante tutto, ora chi vuole arrivare allo scudetto sa tranquillamente che deve passare necessariamente anche per il Real. Sicuro, perché la nostra squadra, dopo che si arriva a un punto che è in difficoltà, tira fuori il gruppo, il vero gruppo, e allora lì abbiamo veramente una forza extra che magari le altre squadre non c'hanno, non lo so dire, però anche ieri quando eravamo sotto abbiamo riuscito a uscire fuori e anche passare sopra in vantaggio, però purtroppo alla fine abbiamo preso il gol. Ecco, io riproporrei anche un attimo la classifica per andare un attimo a capire come possono evolvere queste ultime quattro giornate del campionato. Domenica sono tornate, sabato anzi, sono tornate alla vittoria le due abruzzesi, ovvero il Pescara e l'Acqua e Sapone, soffrendo perché vittorie di misura, quindi quanto possono loro cambiare a questo punto la fisionomia di una classifica dove praticamente tutto è ancora possibile, dal primo al sesto, settimo posto, tutto può ancora succedere. Sicuramente, dal primo al settimo posto sono 5 punti, allora il campionato è veramente difficile quest'anno e tutte le società sono capacitate per poter arrivare ai primi posti, però dobbiamo noi tenere stretti lì il nostro quarto posto e anche magari pensare al terzo e così in poi. Sicuramente il risultato a sorpresa, il risultato che ha fatto un po' parlare durante questo weekend, è inevitabilmente il KO casalingo dell'Asti contro il Caos Futsal di Leo Capurzo e i suoi ragazzi, che veramente hanno conquistato una vittoria per certi versi inattesa. Però chiedo a Alemao, quanto può aver pesato dal punto di vista emotivo nell'Asti, la vittoria, i festeggiamenti della Final Eight, quindi un attimo di sbandamento da un punto di vista di concentrazione? Guarda, quest'anno il campionato è equilibratissimo, no? Se vediamo anche il Napoli che è ultimo in classifica, ora come ora va a giocare su tutti i campi e diventano partite dure da giocare, no? Perché ora stiamo giocando a obiettivi fissati, no? Noi al quarto posto, l'Asti che vuole arrivare al primo posto, alcuni che devono salvarsi, quindi ora come ora sono tutte partite decisive, no? Quindi non è scontato niente, però sicuramente la vittoria del Caos ci ha un attimino sorpresi, però il Caos è una buonissima squadra. Sai, è una squadra di giocatori di altissimo livello e, ripeto, è un campionato equilibratissimo. I pronostici ci sono prima delle partite, però poi si vede che nel fine settimana qualche sorpresa esce fuori, no? Quindi, sempre, quello c'è sempre, purtroppo per fortuna, perché sì, rende sicuramente... Secondo me per fortuna che così diventa un campionato più equilibrato e più bello da seguire. E allora vediamo anche con l'aiuto della grafica quale sarà il prossimo turno. Ricordiamo che si giocherà praticamente fra 3 settimane, il campionato tornerà il 29 marzo, ora c'è la sosta per gli impegni della nazionale, delle varie nazionali. Questo è il programma della prossima giornata, ovvero abbiamo detto il 29 marzo, così andiamo a capire anche con i nostri ospiti
facendo un giochino come potrebbe evolvere ulteriormente questa classifica, perché poi veramente saremo agli sgoccioli, perché tanti verdetti potrebbero già essere messi in questa domenica 29 marzo. Allora andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, eccolo qui, il programma Caos Futsal Latina, Luparense, Lazio, Napoli, Asti, Pescara, Acqua e Sapone, un derby agguerritissimo, quello tra le abruzzesi, Real Rieti, Città di Sestu. Riposerà il Fabrizio Corigliano, quindi un Corigliano che rischia davvero di essere, di perdere anche quello che attualmente è l'ultimo posto della, diciamo così, l'ultimo piazzamento utile per le Final Eight. Allora lo chiedo prima ad Alemao e poi così passiamo il microfono a Carlos Dalcin. Vedendo questo programma, cosa ti aspetti e se dovessi puntare un centesimo su chi lo punteresti? Tolto il Real Rieti, ovviamente. Guarda, sarà anche la prossima una giornata di campionato durissima da valutare, no? Da fare qualche pronostico. Noi dico sempre anche ai ragazzi che noi dobbiamo guardare le nostre partite, poi le concorrenti dirette lì sono problemi loro, no? Noi avremo queste settimane per prepararci bene a questa sfida che sarà molto dura qui con il Città di Sesto che deve fare i punti, e quindi il nostro pensiero va al Città di Sesto, poi il resto non ci importa proprio nulla. Noi dobbiamo pensare ad ora in poi a questi quattro partiti che sono finali per noi, sono delle finali che dobbiamo giocarle tutti al 100%, perché arrivare tra i primi quattro significa un grosso vantaggio, che può, sai, far giocare la seconda partita a casa, un quarto di finale, un'eventuale terza partita in casa, è un grosso vantaggio. Quindi ci prepariamo per questa partita decisiva con il Città di Sesto. E poi, sai, sarà un fine settimana di tantissimi scontri diretti, e quindi la nostra vittoria sarà di importanza, non è importanza ancora più relativa, diciamo, perché ci può dare qualche punto di vantaggio dalla quinta, quindi prepariamoci bene a questa partita. Anche perché ci sarà di fronte una squadra, il Città di Sesto, che attualmente è penultimo in classifica con 14 punti e quindi costretto in questo momento, se il campionato fosse finito domenica, a dover spareggiare contro Napoli per decretare la squadra che retrocederà in Serie A2. Quindi faccio la stessa domanda a Carlos: cosa si aspetta da questo fine settimana? Un turno, abbiamo detto, sicuramente il match clou sarà il derby di Pescara, tra Pescara e Acqua e Sapone, ma poi ci sono dei testa coda molto interessanti, come per esempio Napoli-Asti, dove insomma, la formazione partenopea probabilmente si giocherà una delle ultime carte per poter tentare la salvezza diretta, anche se la classifica è seriamente compromessa con 10 punti appena della graduatoria. Come ha detto Lemon prima, penso che dobbiamo pensare a noi, però se Napoli fa un altro colpo, magari all'Asti, e un pareggio tra i pescaresi lì, magari possiamo arrivare un po' più in su, no? Se facciamo il nostro dovere, perché dobbiamo pensare a noi, però sempre tifando però che succedano qualche risultato che ci aiuti, però. Bene, allora chiudiamo il discorso riguardante la Serie A andando a vedere quella che è, diciamo così, la classifica marcatori, perché Manuel Crema resta in vetta con 20 gol, ovviamente va ad agganciare Mauro Canal del Pescara, che nell'anticipo del sabato aveva realizzato anche lui dei gol, e quindi 20 gol a testa per Manuel Crema e Mauro Canal. Poi c'è un'altra coppia che riguarda sempre Real Rieti, ovvero Paulinho della Lazio e Suzza Zanchetta, quindi 37 gol in due, insomma, due goleador di un certo spessore. Sicuramente, due veri bomber, diciamo così, perché hanno la freddezza lì davanti alla porta e sanno fare quello che piace a tutti, che è il gol. E allora tifiamo che continuino così. Nonostante tutto, a dicembre ha perso per strada Leandro Cimanghigno, che tra l'altro è un giocatore che addirittura fa tribuna ad Asti, e quindi sembra quasi un paradosso, dove qui magari si poteva ancora cambiare gli equilibri. Lì invece è uno dei tanti, ma nonostante questo il Real Rieti, lo ricordiamo, è in battuta da 121 giorni, arriverà all'appuntamento con il Città di Sesto, che saranno passati quasi 5 mesi, quindi diciamo così, numeri da capogiro, numeri che
Vero, ci sono stati tanti pareggi, ma pareggiare significa comunque muovere la classifica. Sicuramente, sempre a un punto per noi e dobbiamo essere contenti di essere a 11 giornate senza perdere i puntuando e allora speriamo continuare così più lontano, più a lungo possibile. Anche perché Alemão, una squadra che in campionato non perde da 11 giornate sicuramente ha dei valori, perché non è, in un campionato come abbiamo detto così equilibrato, se non stai sul pezzo, come piace a dire a quelli bravi, non di sicuro non porti a casa tutti questi punti. No, assolutamente, questo è quello che ho detto, che è il nostro valore aggiunto, no? Quel non mollare mai, questa voglia di sacrificio anche quando si sta di qualche gol, quando si sta perdendo di 2-3 gol di differenza, magari alcune squadre mollano la partita. Invece da noi viene fuori una forza maggiore, viene una voglia matta di far punti, di vincere la partita, e questo credo sia la nostra differenza tra le altre squadre in questo momento e che ci sta facendo raggiungere questi giorni che stiamo senza soffrire una sconfitta, no, in campionato. Quindi questo ci dà onore, e ci dà molta fiducia, no? Però dobbiamo, questo sarebbe un bel vantaggio mantenerlo fino alla fine del campionato, che ci darà una fiducia grandissima per affrontare i playoff, e sapendo che qui a casa nostra è il nostro fortino, qua non passa nessuno, e questo è il pensiero, mantenere questa voglia, questo sacrificio, questa unità per raggiungere dei grossi obiettivi. Ecco, per gli appassionati di statistica, l'ultima sconfitta in campionato del Real Rieti risale addirittura all'8 novembre del 2014, cioè una giornata che si perde davvero nella notte dei tempi, una sconfitta che è arrivata, dicevamo anche prima, anche lì a 20 secondi dalla fine con un super gol di Jasson che praticamente ha tolto il ragno dall'incrocio dei pali, come si suol dire in questi casi. Quindi insomma, un Real Rieti che se l'è sempre giocata a viso aperto con tutti, e chiunque deve giocare contro la formazione di Mario Patriarca sa che comunque deve mettere sempre qualcosa in più per ottenere un risultato positivo, che sia esso una vittoria o un pareggio. Allora, noi interrompiamo qui il discorso relativo alla Serie A, ci proiettiamo in Serie A2, un contenitore di approfondimento che ovviamente seguiamo sempre. Questa settimana in Serie A2 si sono disputate le Final Eight, tanto quanto è accaduto la settimana precedente per la Serie A. Si sono giocate al Palateatro di Villa Orba, la vittoria finale è andata all'Ital Service Pesarofano, che in finale ha battuto 9-7 la Cascina Orte dell'ex allenatore del Real Rieti Ramiro Diaz, dopo la lotteria dei calci di rigore e soprattutto con errori eccellenti dal dischetto, ma ovviamente ve li facciamo gustare con gli highlights della sfida e non vi sveleremo nulla, poi torneremo in studio per parlare di questo.
visto che ho qui accanto a me due brasiliani, voglio fare un po' un paragone, no? Il Sampaio che sbaglia il rigore in questa finale ci ha un po' fatto tornare indietro con la memoria a quel mondiale del 94 quando Roberto Baggio per l'Italia sbagliò il calcio di rigore negli Stati Uniti proprio contro il vostro Brasile. Quindi, come per dire, il giocatore più rappresentativo che fallisce dal dischetto, però poi sappiamo, è una lotteria. Sì, calcio di rigore è una lotteria perché alla fine è 50-50. Anche se il battitore è tranquillo, c'è un po' più di margini di segnare. Però è difficile da. È sempre una lotteria difficile. Anche perché poi con una porta così piccola, poi dipende dalle dimensioni del portiere. Capitasse un portiere come quello del Napoli, Soso, probabilmente diventerebbe difficile per chiunque realizzare gol, no? Sicuramente. Però dai, peccato per lui che è sbagliato, però congratulazioni al Pedro che ha vinto e è questo. Invece ad Alemão voglio chiedere, un po' tra il Real Reti e la Cascina Orte c'è una sorta di trade union, perché ogni domenica quando il Real gioca in casa vengono sempre da Orte per seguire le nostre gesta, quindi un po' c'è un po' di rammarico, no? Per una vittoria che non dico poteva essere rapportata a quello che poteva succedere a Rieti, però insomma sono amici, diciamo, confinanti, e una sconfitta del genere brucia, anche perché poi ricordiamo che nel secondo tempo supplementare la Cascina Orte era avanti praticamente già 7-5, quindi nonostante tutto ha subito una rimonta, e poi da lì, dal dischetto, quello che è accaduto l'abbiamo visto. Sì, faccio i complimenti al Pesaro Fanno. E dispiace per l'Orte che ho tantissimi amici che giocano lì, e poi sono anche l'allenatore Ramiro Dias, è un caro amico, l'ho avuto come allenatore alla Marca Futsal per 2 anni, però stanno facendo una grandissima annata, sono primi nel campionato, sono la squadra favorita per andare in Serie A. E già essendoci arrivati in finale è già un grossissimo traguardo, no? Quindi faccio i complimenti al Pesaro Fanno e i complimenti anche a Lorte, che sta facendo una annata incredibile, e faccio in bocca al lupo per la squadra che possa raggiungere questo sogno che sarebbe la Serie A. Bene, ovviamente ci aggiungiamo anche noi il nostro augurio per una squadra che sta dominando letteralmente il girone A della Serie A2. Allora, per noi è arrivato il momento di congedarci e dare appuntamento alle prossime settimane. Non prima però di avervi ricordato i nostri riferimenti social, che potrete seguire anche in sovraimpressione: Twitter, Facebook, i due siti realrieti.com e realrietichannel.tv, dove potrete davvero seguire tutto quello che accade nell'arco della settimana in Casa Real. Allora, prima ovviamente di salutarvi, io voglio ringraziare e salutare i miei due ospiti, come abbiamo già fatto in apertura. Alla mia destra, Alemão. Buonasera, Alemão. Grazie per l'invito, è stato un grande piacere. E forza Real Rieti, stiamo affrontando un campionato equilibratissimo e speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni a fine stagione. Bene, allora invece alla mia destra un ringraziamento particolare anche a lui, che domenica è tornato tra i protagonisti in campo, Carlos Dalcini. Buona serata, Carlos. Buona serata, grazie a tutti, grazie per l'invito, e vi aspettiamo carichi al palazzetto per sostenerci. Un abbraccio e a presto. Bene, allora è stato un po' un invito, si torna in campo domenica 29 marzo, poi ne daremo conto perché ci sono ancora da sbrigare dei dettagli sull'orario in cui si giocherà la partita. Nel ricordarvi che la prossima puntata di Pianeta Futsal ci sarà martedì 31 marzo, perché ovviamente adesso il campionato è fermo per 2 settimane. Io ringrazio Zac che ha curato la parte tecnica, i miei ospiti, tutti voi che ci avete seguito, e allora buon proseguimento di serata con i programmi di RealrietiChannel.tv.